il consigliere del PD, Pino Libertuzzi, a sottolineare in consiglio comunale a Campobasso l'assenza di una maggioranza e di un programma per la città. La discussione sui rendiconti in consiglio comunale a Campobasso ha dato l'esatta situazione delle difficoltà della maggioranza di garantire i numeri in aula e soprattutto della tenuta della stessa sul piano politico. Appena 17 consiglieri di centro-sinistra presenti in aula per l'approvazione del rendiconto e con punte di distinguo come quella manifestata dal consigliere del PD Pino Libertucci. Voto a favore solo per un dovere di maggioranza, detto in aula, sottolineando come la stessa si sia scritolata e soprattutto non abbia risposto sul piano programmatico alle esigenze della città. Del resto sono mesi che lo stesso consigliere, ma non è stato il solo, ha più volte sottolineato la necessità di un azzeramento della giunta per il cambio di alcuni assessori che non avrebbero posto in essere azioni programmatiche e interventi per il rilancio del capoluogo. E ancora, dopo le dimissioni dell'assessore Annate Capo, non si sono registrati passi per la sua sostituzione o per un confronto necessario e più ampio sulla situazione politica in essere. I dati elettorali per i partiti del centro-sinistra in città sono negativi e la partecipazione al sostegno di altri schieramenti politici da parte di alcuni consiglieri della stessa maggioranza hanno finito con il rendere ancora più deficitaria l'azione di governo dell'amministrazione Battista, incappata non da ultimo nella questione del trasporto urbano e nella stessa zona franca urbana, responsabilità politica ma anche dirigenziali, avendo il comune anche la figura del direttore generale. Un fallimento politico e programmatico che finisce con il pesare sulla città di Campobasso.